Amici di Fano TV, ben trovati. Per lo speciale di oggi siamo a Bellocchi di Fano, nei pressi del TAG Hotel, perché da oggi TAG Caffè diventa il laboratorio del dolce. Siamo qui per l'inaugurazione, quindi seguiteci per conoscere tutti i protagonisti. Ed eccoci qua, pronti per inaugurare il terzo laboratorio del dolce. Siamo con il titolare, Luca Marietti, ben trovato. Ciao, ciao. Allora, il terzo laboratorio del dolce, abbiamo tenuto a battesimo il secondo punto, quello di Fossombrone. Tra l'altro mi piace raccontare che è stato anche il mio primo speciale con Fano TV, quindi ecco, sono particolarmente affezionata. Allora, si riparte anche qua a Fano, che cosa troveremo? E quali sono le prelibatezze che ci avete portato? Troverete sempre i miei prodotti soliti, i nostri prodotti soliti, perché intanto voglio ringraziare tutti quelli del mio personale che hanno la pazienza di sopportarmi e mi aiutano sempre, non guardano le ore di lavoro. Voglio ringraziare intanto a loro e poi anche a tutti quelli del TAG, che dopo una trattativa lunga siamo arrivati a questa conclusione qui, che il bar del TAG Hotel diventerà laboratorio del dolce, è laboratorio del dolce. E niente, che dire, ci troverete qui tutti i giorni, è aperto a tutti, con i nostri prodotti, con la nostra pasticceria, le nostre colazioni, aperitivi. Quindi insomma non è aperto soltanto ai clienti dell'hotel, ma a tutti quanti. Quindi l'hotel non avrà il canonico bar, ma una pasticceria proprio interna. Sì, esatto. E allora ricordiamo anche la tua particolarità, oltre alla tradizione pasticcera, insomma, che va avanti da tempo, ecco, la scelta proprio dei prodotti, la qualità. Certo, beh, quella è la scelta delle materie prime, oggi è fondamentale. Non conviene risparmiare su una materia prima per avere un prodotto che non è poi il massimo, perché ogni cosa deve essere curata come se fosse l'ultima cosa che mangi, perché questo è un prodotto di cui la gente può anche fare a meno, e allora deve essere veramente una cosa bella, che devono venire a mangiare una cosa bella e buona. Quindi le materie prime sono ricercate, anche farine particolari, prodotti anche per celiaci, insomma di tutto, di più. Massimo, perché bisogna prendere più clientela possibile, dal celiaco, da chi ha delle intolleranze, da chi mangia bio, quindi siamo qui per tutti. Per soddisfare tutti i palati, naturalmente, oltre a quelli più golosi. Mi ricordo nella precedente intervista che tu hai detto che per te la notte è motivo di creazione, di creatività. Ecco, in queste notti prima di aprire questo terzo punto vendita, ti è venuto in mente qualche cosa che ci puoi svelare? No, le idee sono sempre tante, cerchiamo di metterle in pratica. Sì, noi lavoriamo di notte, cominciamo alle 1 per avere tutto pronto di mattina, sempre fresco. A me non mi pesa, ai miei collaboratori un pochino di più, però piano piano, dai, cerchiamo di andare avanti insieme di notte. Senti Luca, vogliamo descrivere alcune di queste bontà, per esempio queste meraviglie qua con i frutti di bosco? La cheesecake, che al giorno d'oggi bisogna avere, foresta nera, poi tutti i tipi di mignon, ci sono anche altri prodotti che adesso ancora non siamo riusciti a portare, ma da lunedì ci sarà tutto, troverete tutto, dalla biscotteria secca, tutti i nostri macaron, insomma tutto.
andiamo a conoscere allora le ragazze che ci faranno compagnia in ogni momento della giornata qua al Laboratorio del Dolce di Fano, e sono Tana Flavia e Arianna. E queste sono le ragazze che ci terranno compagnia quando? Da domani poi. E tu che turno farai? Tra pomeriggio e sera. Ok, e quindi il caffè pomeridiano, il tè pomeridiano con i pasticcini, gli aperitivi. E tu? Io invece dalla mattina alle 5:30 e vi delizierò con tutte queste super bontà e fino a mezzogiorno, alle 12, ecco, quindi ricoprirò più il turno della mattina delle colazioni. Oggi il Tag Hotel, o meglio da oggi, acquista una nota di valore aggiunto, lo possiamo dire? Possiamo dirlo senz'altro. Una pasticceria vera e propria all'interno di un hotel che già di suo ha il suo perché. Beh, chiaramente noi volevamo un attimino dare una nota un po' diversa a questa zona, diciamo, perché comunque sia il nostro bar si era già comunque un po' affermato nella zona, però sicuramente la collaborazione con la pasticceria Laboratorio del Dolce dà un valore aggiunto, ha un suo perché. Speriamo che i fanesi lo apprezzeranno. Sicuramente i fanesi, perché è aperto, lo ricordiamo a tutti quanti, e anche naturalmente gli ospiti dell'hotel. Sì, chiaramente i nostri ospiti adesso stanno un pochettino, stiamo facendo un po' di diffusione con i social, con tutti i canali, diciamo, che si utilizzano quest'oggi, e stanno un pochettino già rispondendo, ci hanno già fatto degli apprezzamenti notevoli per questo. Speriamo questa avventura, speriamo che vada bene, speriamo che si sviluppi nella miglior maniera possibile. Sicuramente, anche perché insomma c'è aria di ripresa, la voglia di ricominciare è tanta, e sicuramente, ecco, le attività hanno già ripreso il loro totale funzionamento, e quindi anche qua si lavora a pieno ritmo. Sì, per fortuna comunque sia sta andando bene, nel senso che comunque sia, sperando che non ci siano delle sorprese, delle decisioni diverse, l'hotel lavora sempre, soprattutto dal punto di vista commerciale, diciamo, perché la nostra, diciamo, vocazione è business prevalentemente, però anche nel fine settimana avrà visto che c'è un po' di movimento. Questa sera è appena passata una squadra di calcio a 5, quindi collaboriamo anche con le associazioni sportive, comunque ci scelgono anche perché comunque come punto, diciamo, come in inglese si dice stopover, cioè la tappa per chi viaggia tra nord e sud, diciamo. Quindi, certo, è un punto nevralgico, strategico. Nevralgico, comunque è così. Cerchiamo di farci conoscere anche a chi non è della zona, diciamo, ai locali e non solo. Di una bella cheesecake e di una foresta nera abbiamo, ecco, alla bocca piena. Ciao, e allora ci conosciamo intanto? Patrizia, Mario, Luca e Angela. Conoscevate già il Laboratorio del Dolce? No. Di dove siete? Di Fano? Originari di Napoli, però abitiamo qui a Fano. Qui a Fano, quindi avete trovato il vostro punto di riferimento. Allora, ci puoi descrivere che cosa, come e quanto sta esultando il tuo palato di fronte a tanta bontà? Io già adoro di per sé la cheesecake, quindi è il mio dolce preferito. Quindi è buono. È buono. E questa foresta nera? Buona, buona. Poi sentiamo qua, siamo passati direttamente al salato. Buonissimo, buonissimo. Salato e caffè, e qua invece un'altra foresta, no, tiramisù, foresta nera. Foresta nera, sì, e assaggiamo il caffè. Il caffè che sicuramente dall'aspetto sarà eccellente. Poi se siete di Napoli, quali migliori intenditori, no? Ora vedremo. Va bene, buon proseguimento. Ciao, ciao. Abbiamo anche il piacere di conoscere chi? Roberto. Ciao Roberto, e tu come ti chiami? Matilda. Matilda, che bel nome, che bel nome. Allora, qua si brinda, c'è anche qualcun altro a questo tavolo, chi manca? Approfittiamo di Marse che va a prendere altre cose, salate. Buonissime. Allora, giornata di inaugurazione, conoscevi già anche a te la stessa domanda, il Laboratorio del Dolce? Non lo conoscevo, però ho visto la pubblicità, ero incuriosito. Quindi
da oggi in poi sarà il tuo punto di riferimento. Vai, alla grande. Facciamo un brindisi allora a questa inaugurazione? Salute. La signora non poteva sfuggire alle nostre telecamere perché sicuramente non passa inosservata. Che bella coppia! Ha anche la mascherina intinta con i capelli. Posso chiederle come si chiama? Donatella. Piacere, lei? Io Paolo Vip. Molto bene, dolce o salato? Dolce. Dolce, che qual è il tuo dolce preferito? Qualsiasi. Tutti quanti. Quindi un bel dolce, un bel caffè qua al laboratorio del dolce. Esatto. Posso chiedere la scelta di questo colore meraviglioso di capelli? Un tocco di... È stato un esperimento, dice il suo parrucchiere. Cioè, ma un esperimento nel senso che i capelli dovevano venire di un altro colore, invece è venuto fuori? Per dare un po' di brio. E ti piace? Naturali. Bene, un bel colore naturale, siamo in una pasticceria dove si utilizzano prodotti naturali, biologici e quindi fa tutto al caso vostro. Bene, allora vi lascio gustare il vostro dolce, grazie. Grazie a te. Grazie a voi. Grazie. Andiamo ad incontrare due amici. Due amici? Una volta qualcuno cantava eravamo quattro amici al bar, invece sono due e sono... Ciao Paolo, piacere. Ciao, piacere. Come ti chiami? Diego. Di dove siete ragazzi? Siamo di Fossombrone. Quindi voi già immagino che conoscevate il punto di Fossombrone del Laboratorio del Dolce. Chiaro, noi comunque ci lavoriamo al Laboratorio del Dolce. Davvero? Frequentatori. Ecco, ma voi ci lavorate quindi dietro le quinte? Sì, siamo dietro le quinte, siamo a Cagli. Nel laboratorio, quindi voi mettete le mani in pasta, come si dice? Mettiamo le mani in pasta, sì. Mamma mia, lui molto di più di me. Sì? Qual è la cosa che vi viene meglio preparare? Quella che preparate con più entusiasmo? Io che sono una patita di dolci, sono davvero curiosa. Noi... più la mignon, pasta fresca, sì. È il nostro punto forte. Il vostro punto forte, quindi state brindando, facciamolo allora un bel brindisi a Luca, spendete voi delle parole per Luca. Sì, Luca è un grandissimo amico prima di tutto e poi un grande capo perché c'è un'aria molto serena in laboratorio. Lavoriamo, si fatica, si lavora tante ore, però si sta bene. Allora io dico sempre che Luca è molto gentile. I dolci vengono molto meglio. Così. Assolutamente sì. E io dico sempre che Luca è una persona molto generosa e lo si vede dalla farcitura dei suoi croissant, perché sono straricchi. Ma la domanda che voglio farvi ora è questa. Se Luca fosse un dolce, che dolce sarebbe secondo voi per le sue caratteristiche caratteriali? Nucleare. Che cos'è? Il nucleare adesso non c'è purtroppo, però presto. Descrivici. Cestino pieno di... Di funghi che sembrano delle bombe, quindi una bomba nucleare, come un'esplosione. E che cosa c'è dentro? Ripiena di che? Ripiena di... C'è un pan di Spagna al cioccolato, Nutella, Chantilly, quindi molto piena. È buonissimo. E quindi lui è un nucleare, perché bene. È esplosivo. È esplosivo, bene, io mi sono trovata due amici, adesso andiamo alla ricerca di questo nucleare, andiamo. Andiamo a conoscere chi ha approfittato di questo ricchissimo buffet, buonasera. Buonasera. Lei è il signor? Sorry, Michele. Michele, tenga pure giù la mascherina perché tanto sta bevendo con la sua signora che si è defilata. Cosa state degustando? Aranciata. Aranciata, quindi analcolico rigorosamente. Avete degustato anche qualche salato? No, due panini, ma molto buoni. Lei di dov'è? Ma io sono di passaggio, ho prenotato una camera, mi trovo qui per caso. Ah, ecco, però allora, visto che è arrivato qua per caso e si sta trovando bene, potrà ritornare. Penso di sì. Benissimo. Molto bello però. Bene, buona permanenza. Grazie. Da dove viene lei? Da Novara. Benissimo, salutiamo gli amici di Novara. Grazie. Thank you.
ad ammirare questi dolci. Ci sono due dolcezze more. Allora, qual è il tuo dolce preferito? Il mio dolce preferito. Dovresti rispondere Luca, visto che sei la moglie, no? Dai, te lo suggerisco. Lui primo, poi di secondo il gelato, di quelle cose che fa, però adesso non c'è. Perché il laboratorio del dolce prepara anche il gelato artigianale. Certo, certamente. E tu sei invece? Francesca, da un anno e mezzo, da quando abbiamo aperto Fossombrone. Tutto bene, Luca è una garanzia con la pasticceria, quindi dai. Oggi lo staff di Fossombrone è venuto a brindare giustamente a quest'altra vittoria. Sì, assolutamente sì. Grazie, allora buona continuazione. Grazie, ciao. Inaugurale, allora da oggi potete tutti quanti godere delle prelibatezze del laboratorio del dolce che vi aspetta a Bellocchi di Fano. Grazie dell'attenzione e buon dolce a tutti quanti.